atteso. Buonasera. Buonasera a tutti e benvenuti all'incontro dal titolo C'è qualcuno che ascolta il mio grido? Giobbe e l'enigma della sofferenza. L'incontro nasce dalla scoperta della mostra presentata al meeting di Rimini dell'anno scorso, che abbiamo scelto di portare anche qui a Bergamo Incontra, perché anche di fronte al dolore, che è l'esperienza umana più condivisa e drammatica, si può rinascere. Cioè si può vivere senza lasciarsi annichilire, senza lasciarsi vincere. Giobbe ha subito un'esperienza di dolore a tutti i livelli e ha qualcosa da insegnarci. E per aiutarci in questo abbiamo invitato quindi Monsignor Francesco Beschi, vescovo della città di Bergamo. E Mario Melazzini, direttore scientifico centrale degli istituti clinici scientifici Maugeri S.p.A. Vi ringrazio di cuore perché immagino che le vostre agende siano decisamente fitte e quindi grazie mille di averci dedicato del tempo per approfondire questo tema. Quindi partiamo con la prima domanda per il professor Melazzini. Nel racconto biblico Dio permette al diavolo di tentare Giobbe, il quale viene descritto come uomo integro e retto, che temeva Dio ed era alieno dal male, fino a colpirlo con una piaga maligna. Perché Dio lascia fare il diavolo? Perché non ha paura della reazione di Giobbe e di perderlo? Buon pomeriggio a tutti, prima di tutto, e grazie. Momenti di incontro come questi e di riflessione, di confronto su una tematica che a volte, come il dolore, che a volte però crea un pochettino di malumore, perché il dolore non solo fisico, con la sofferenza si cerca sempre di allontanarlo, ma mai di affrontarlo e di sentirlo parte del proprio quotidiano. E perché proprio a me, nel caso specifico, diventa difficile nel nostro quotidiano scontrarsi contro quello che io definisco l'imprevisto. Noi nel nostro programma di vita, per noi, per i nostri figli, per i nostri cari, immaginiamo un percorso di un certo tipo, ma improvvisamente puoi essere chiamato ad una prova che poi la persona alla quale viene, diciamo, allocato l'onere della prova, adesso nel caso specifico di Giobbe, all'inizio di questo dialogo con il demonio dice: tu vai su Giobbe, Giobbe è una persona integra, integerrima, eccetera, un uomo di fede. È proprio vero che succede così quando, per chi crede, per chi ha una fede, viene posto davanti a una prova. Una prova che nel mio caso specifico è stata e continua ad essere la malattia. Nel momento in cui c'è un passaggio molto bello in uno dei paragrafi, dei capitoli del libro di Giobbe, dei 40, diciamo, le tue mani che
sulle quali una domanda che mi ero posto prima ancora di trarre delle conclusioni. Le tue mani mi hanno formato, mi hanno fatto tutto quanto, eppure tu mi distruggi. Perché io mi sono trovato ad avere questa malattia, questa diagnosi, la sclerosi laterale amiotrofica, in cui ho la fortuna di avere una manifestazione di questa malattia dal punto di vista clinico, forse perché è insorta in età giovanile, con un'evoluzione lenta, però ti porta via tutto, ti porta la possibilità di poter fare i minimi movimenti, perché vengono colpiti quelle cellule a livello del sistema nervoso centrale che ti permettono di essere attivati come muscolatura volontaria, muscoli che vanno incontro progressivamente alla paralisi, muscoli che non sono solo quelli del movimento, ma che sono quelli che ti permettono di respirare, di poter alimentarti, deglutire, parlare correttamente. Ecco, voi pensate, improvvisamente, quando una persona giovane, come è successo, io avevo 45 anni, viene colpito da questa malattia. Oltretutto doppia prova, perché doppia prova in cui io, medico, ricercatore, accademico, innamorato della scienza medica, la scienza medica messa a disposizione della sofferenza delle persone, oltretutto nella mia branca specialistica la possibilità di poter offrire strumenti concreti per poter far sì che le persone, i pazienti potessero spesso guarire, altre volte vivere con la malattia. Mi veniva detto che io avevo questa malattia sulla quale non c'era possibilità terapeutica e con la quale mi avrebbe portato alla totale dipendenza da tutti, da macchine anche, e soprattutto l'evoluzione finale verso la morte. Ecco, in quel momento io mi sono posto un po' di domande, prima come medico, perché ho misurato l'impotenza della scienza medica in quel confronto, in quel momento e con quella malattia. Dall'altra, come persona, come credente, come fede, dico, ma perché? Perché proprio me? Cioè, c'è una spiegazione a tutto questo? Ecco, io lo definisco però proprio in quel momento l'incontro con l'imprevisto. Perché chi ha fede, io una persona, la fede fa parte del mio percorso di vita, il credere fa parte del mio percorso di vita, però non avevo forse mai incontrato e capito quanto la fede in quel momento potesse giocare sia in un senso che nell'altro un ruolo fondamentale nel mio percorso di vita. E inizialmente ha giocato un ruolo negativo, perché io mi ero molto arrabbiato, perché io mi trovavo che progressivamente perdevo la capacità di fare e ho deciso io di interrompere la mia vita, perché dicevo, se devo soffrire, se devo avere questo dolore, io muoio io, voglio morire io, non deve essere la malattia che decide. E iniziai tutto un mio percorso. Mi rivolsi a una clinica svizzera, venni accettato nel percorso, nel essere ammesso al protocollo, alla procedura. Poi, ecco, quello è il momento in cui invece entrò Giobbe, perché io dopo ne parleremo anche degli amici, eccetera, ma ecco, il momento io presi un attimo di riflessione quando mi diedero l'appuntamento per incontrare l'equipe. Non so se fu paura o qualcuno mi aprì maggiormente a riflettere, mi fermai un attimo. Ecco, e in quel momento iniziò veramente quel periodo che in quei 42 capitoli del libro di Giobbe, poi vedremo,
Io mi sono rivisto molto, forse non nella prima parte, ma nelle parti successive. Una conclusione però la posso dare rispetto a questa prima domanda. Il Giobbe non è un Giobbe o la persona particolare che, come a volte si dice, è in grado, per fortuna che è successo a lui, per fortuna che se fosse successo a me. Giobbe siamo noi, siamo ognuno di noi, è in ognuno di noi che nel momento in cui capita l'imprevisto, che non era la malattia solo, l'imprevisto nel quotidiano, nel lavoro, nella famiglia, in tutto ciò che può essere considerato imprevisto, ti mette di fronte a fare delle scelte o essere consapevole di quello che la realtà in quel momento ti pone. E tu devi avere la capacità di leggere la realtà del momento. Grazie. Monsignore, a lei chiedo, la mostra fa emergere che di fronte al dolore l'uomo in fondo non ha bisogno di una risposta, di una spiegazione, ma di una presenza. Perché Dio propone questo metodo? Non sarebbe più semplice ricevere una risposta al perché del dolore? Bene, anch'io vi saluto e ringrazio di questa possibilità di soffermarmi con voi su questa dimensione della vita che ci interpella in un modo specialissimo. Perché da un verso appunto la riconosciamo universale, dall'altro è qualcosa anche di personalissimo e dall'altro ancora appunto noi non la metteremo in conto, o se la mettiamo in conto, la mettiamo in conto in maniera molto astratta. Le parole che il professor Melazzini adesso ci ha affidato dicono anche questa imprevedibilità, che non è una prevedibilità, io prevedo che possa ammalarmi, ci penso, non sono stato mai malato nella mia vita, però ci penso, ma capisco che non è la stessa cosa, l'ho visto infinità di persone che ho incontrato in queste condizioni, non è la stessa cosa. Anche questo tema che ha a che fare molto con col dolore, cioè il professore diceva si manifesta all'improvviso. Ecco, io appunto ho partecipato, vi dirò poi di questa esperienza che mi ha toccato molto, al dolore di famiglie che improvvisamente hanno visto morire una persona loro cara. Una mamma saluta il suo bambino alla vigilia della prima comunione, il bambino esce sul marciapiede, la loro casa era una casa di campagna, e viene investito e non muore subito, muore sotto gli occhi di sua madre. Improvvisamente, questa donna non me la dimenticherò mai, che quando mi raccontava questo, il suo dolore, io la conoscevo molto bene, e la sua rabbia, perché l'investitore a un certo punto ha detto: non si può fare un po' la svelta perché io ho un impegno. Lei non se l'è mai dimenticato questa. Improvvisamente. Ma è interessante, non ci avevo pensato questo nella mia riflessione, mi ha colpito quando lei l'ha detto, perché è vero, perché adesso ho raccontato questa vicenda, ce ne sono infinite purtroppo, ma tu stai benissimo, adesso sono andato a trovare un sacerdote malato,
Benone. Poi, proprio così, solo per un controllo, uno va a farsi vedere, poi alla mia età bisogna cominciare, insomma, a farsi vedere ogni tanto. Io lo faccio per obbedienza, però dicono che no, ma è giusto. E anche solo quando ti dicono, qui c'è qualcosa da approfondire, è improvviso. L'esito sarà il migliore, non succederà niente, ma improvvisamente tu entri in un'altra dimensione. Ecco, perché? E si dice non c'è risposta, è vero, però c'è sempre la domanda. È interessante questo fatto, che non c'è la risposta, ma c'è sempre la domanda. Uno potrebbe anche rassegnarsi e dire, ma tanto non c'è la risposta, mi faccio fare la domanda. Ma invece la domanda è insopprimibile. Questa è una cosa interessante. Il dolore è un mistero. E io, forse mi avete già sentito, almeno alcuni, parlare del mistero, che è una categoria non per sfuggire alla realtà delle cose, ma cercare di comprenderla più profondamente. Perché mistero non è qualcosa di incomprensibile. Mistero è qualcosa di inesauribile. Questa è la verità del mistero. È inesauribile. Adamo ed Eva hanno provato la sofferenza. Non abbiamo finito. Ci sono posti loro, i primi, la domanda e non abbiamo finito di porcela. È un mistero, è inesauribile. Sia l'esperienza che si fa, uno dice universale, la fanno tutti, prima o poi. Eppure è inesauribile. Non si finisce mai. È bellissimo quello che nella mostra ho visto, perché ci sono due domande che accompagnano l'esperienza del dolore e che io ho raccolto dalle persone, perché la mia esperienza è di aver condiviso il dolore fisico, sì, dolori di altro spessore li ho attraversati. Ma molto ne ho raccolto, molto. E appunto ci sono queste due domande che poi nel momento in cui ti si presenta davanti, il professore ha già evocato la figura del credente, di Dio, poi quando una persona o amica oppure vede il prete, il vescovo, subito i sentimenti, anche la rabbia a volte, sembra che si concentrino su quell'uomo che in qualche modo deve dire di Dio, ha a che fare con Dio. E quindi, e le due domande sono perché, ma anche come affrontare, come stare nel dolore, perché uno non vuole starci. E quindi questa presenza, lo dirò, oggi comunque siamo molto concentrati sul come. Siccome il perché ci sfugge, almeno cerchiamo di rispondere a come, e quindi la medicina, e quindi tutto ciò che si può fare. D'altra parte è anche evangelico. Gesù, il primo gesto che ha fatto prima di parlare, di andare sulla croce, è stato... Ogni malato che gli capitava sotto tiro, lui lo guariva, non si discuteva. Non c'era problemi di sabato, non sabato, di leggi, non leggi, di purità, non purità. Quindi, il come, cerchiamo di togliere le cause del dolore, cerchiamo di alleviare il dolore, cerchiamo di aiutare le persone al dolore. Però la domanda rimane. Perché? No.
La risposta è tranquillissima. È perché ce lo meritiamo. È una provocazione, professore, mi permette. Può darsi che sia vero. Ma è così, è scritto, e così lo pensiamo, perché tra le domande appunto che raccogliamo è immediatamente qual è? Che cosa ho fatto di male per meritarmi una roba del genere? Che cosa ho fatto di male per meritarmi? Perché il dolore è una punizione, è una pena da scontare. Ma lo dico seriamente, perché le persone quando vivono queste cose, dicono queste cose seriamente, con tutti i delinquenti disgraziati, la gente di malaffare che c'è in giro, proprio questa persona così buona, così giusta. Cioè, il tema del rapporto colpa-dolore è un tema che noi liquidiamo, perché diciamo, ma no, il Signore assolutamente, Gesù ha slegato questo rapporto, non c'è, e poi insomma sono cose del... Però di fatto una persona, appena succede qualcosa di questo genere, queste domande se le fa, e tu non puoi tappargli la bocca o dire no, no, ma guarda che queste domande non si devono fare, come si devono fare? Se le fanno da sempre, tanto più, e qui veramente diventa, quando appunto ci troviamo di fronte ai bambini, cioè va bene, cioè i bambini, e non c'è una delle cose che ho vissuto accanto a persone che hanno sofferto tanto, tra l'altro anche quei bambini, è il confronto del dolore. Non bisogna mai confrontare i dolori, mai. Quando si entra nel confronto, io soffro di più, soffro, è un disastro, è un disastro. Ma comunque, io ho vissuto, anche perché ci sono stato più di una volta in Siria. In Siria una delle grandi tragedie che in tutte le guerre è la tragedia dei bambini, dei bambini. Nella prima fase della guerra in Siria i bambini venivano torturati. Beh, i bambini sono tra le vittime più numerose nelle guerre attuali, non dimentichiamolo. Ma poi tu immaginare una cosa di questo genere, dici, ma dove siamo arrivati? E appunto Giobbe poi pone la grande questione del dolore innocente, ma non solo del dolore innocente. Qui nella mostra appunto vedevamo la grande esperienza così umana, ma anche ormai icona universale dell'Olocausto di Auschwitz. E appunto una delle domande non era sul dolore innocente, io riconosco che siamo dei peccatori, ma la domanda era, ma ti sembra Dio che ci sia proporzione tra questo dolore e il nostro peccato? Sono domande che gli uomini si sono fatti, ma senza arrivare a Auschwitz, anche questa è una domanda che si fa, va bene. Nella mia vita ho pur sbagliato, mi meriterò, ma ti sembra una cosa così? E Giobbe, appunto, la risposta è, si affida totalmente a Dio. Quindi non c'è risposta, c'è un modo che diventa anche risposta al perché. Perché il mistero del dolore ha proprio a che fare col mistero di Dio. Qualcuno dice, per risolvere il problema, Dio non c'entra niente col dolore, nel senso che non vuol farti soffrire, questo è vero. Però Dio c'entra. Perché se non c'entrasse, è la disperazione assoluta. Dio non vuole che tu soffri, ma c'entra. Perché se non c'entra, tu sei soltanto disperato. E Giobbe si affida totalmente. Alla fine è un'epopea, al finale del libro di Giobbe,
e lui si consegna totalmente, e da quella consegna ne viene la sua rinascita. Ma qual è? C'è qualcosa di più grande di Giobbe? Beh, credo che dal punto di vista esistenziale sia una cosa veramente grande. Certamente nell'esperienza cristiana c'è qualcosa di più grande. E qual è? Giobbe rinasce nel momento in cui si consegna totalmente a Dio. Lui non sa il finale, è un bel finale come nelle favole, tutto bello, addirittura le principesse, i cammelli, tutti quanti, è una cosa meravigliosa. C'è qualcosa di più grande. Il finale è così bello, ma Giobbe non lo sa. Non è che lui si consegna perché così alla fine Dio lo premierà. Lui si consegna e basta. E basta. Che cosa succede? Cosa c'è di più grande? Che cosa c'è di stupefacente dentro questa esperienza che è sempre comunque qualcosa che nessuno di noi desidera? È la vicenda di Gesù. È la vicenda di un Dio che si affida radicalmente all'uomo. Giobbe si è affidato radicalmente a Dio. La risposta di Dio è: Dio si affida radicalmente all'uomo, alle mani dell'uomo. Che cosa succede? Che le mani dell'uomo plasmano l'amore di Dio e lo plasmano attraverso il dolore. L'amore di Dio non esiste in astratto. L'amore di Dio diventa concreto perché lo plasmiamo noi, e noi l'abbiamo plasmato attraverso la croce. In questo senso la croce non è risposta immediatamente al perché, ma diventa veramente qualcosa di inaudito, ma di inaudito per questo fatto, che Dio si consegna. Cioè, c'è un amore, Dio esiste, c'è un amore di Dio, io non lo vedo, non lo concepisco. Bene, Dio si è consegnato totalmente agli uomini che lo hanno disfatto. L'hanno disfatto nel dolore. Allora, qual è la presenza che attendono le persone? Un amore che si lascia plasmare dal dolore. Finisco, perché una delle esperienze che ho vissuto più è stato quello di mio padre e mia madre. Mia madre ha avuto un Parkinson che è durato 10 anni, pian piano era completamente paralizzata, totalmente ferma. Mio padre, che insomma si è dedicato, si voleva sempre voluti molto bene, si è totalmente dedicato a lei, l'amore plasmato dal dolore. Nessuno se lo augura, ma quando tu lo vedi rimani senza parole. Grazie. Per quanto sta uscendo da queste prime battute, mi permetto di leggere un pezzettino della mostra che poi invito tutti a vedere. È un pezzo di Papa Francesco durante una visita all'ospedale pediatrico di Genova. Tante volte mi faccio e rifaccio la domanda: perché soffrono i bambini? E non trovo spiegazione, solo guardo il crocifisso e mi fermo lì. Vi faccio una domanda a entrambi. Giobbe a un certo punto si ribella a Dio fino a portarlo in tribunale, così viene descritto nella mostra. Dopo il dialogo con Dio arriva a dire: prima ti avevo conosciuto solo per sentito dire, ora ti conosco veramente. Come tutte le reazioni umane, compresa la ribellione apparentemente scandalosa, diventano un valore e non un ostacolo nel percorso di conoscenza di Dio? Ma
tutto ciò che il Monsignor Vescovo adesso ha detto, cioè sull'interpretazione, partendo da ciò che il libro di Giobbe cerca di trasmettere a chi crede. Io parto un attimino, faccio un passo indietro, da ciò che invece è la realtà, che noi ci troviamo in maniera molto semplice e molto umile. Il dolore e la sofferenza in quanto tale non sono mai desiderabili, ma alla fine possono avere sempre, anche all'inizio, un significato, anche quando noi non lo vogliamo comprendere. La domanda che lei fa rispetto al fatto che Dio, che Giobbe porta Dio in tribunale, e c'è un passaggio bellissimo di Giobbe che alla fine, che nella mostra si manifesta, se vedete lo spezzone del film, l'albero della vita, in cui c'è la creazione, in cui Dio dice a Giobbe, vabbè, vedi tu cosa puoi fare. E quando Giobbe vede proprio com'è il processo della creazione, e anche voi se rivedete quel film o vedete questo spezzone, capire esattamente quello che si diceva, no? Sul mistero, ecco, quel mistero che ci precede, ci accompagna e che ti dà un significato a tutto quanto può succedere anche quando non lo vogliamo comprendere. E questo è un po' quello che è capitato, no? Cioè quel passaggio, ti ho conosciuto per sentito dire, ma ora ti ho incontrato e ti ho visto e ti ho incontrato. È un po' quello che è stato un po' il mio percorso anche, no? Perché quando questo mio amico, veramente un grande amico, mio Silvano Fausti, un gesuita col quale ho condiviso tante bellissime cose, con lui la passione per la montagna, ma io ho voluto da persona razionale proprio interrogarmi, no? E quindi interrogare anche colui che aveva creato queste bellezze, la montagna, e io ho preso nel momento in cui ho deciso di domandarmi se realmente la mia scelta di interruzione anticipata della vita fosse la scelta più giusta, in maniera razionale sono andato a confrontarmi da solo, e sono stato un anno via con una persona che iniziava ad accudirmi, con le montagne, e quindi pormi davanti alla montagna e fare un'analisi di punti di forza e punti di debolezza. È stato un processo lungo, quindi con la pubblica accusa, che ero io, e un qualcuno che non mi rispondeva inizialmente, o meglio, non riuscivo a capire la risposta, non riuscivo a sentire la risposta rispetto a quello che vedere le montagne dal basso verso l'alto, per me non era come vederle alla fine di un'arrampicata dall'alto verso l'alto, ma era una questione di sguardi, semplicemente di sguardi. E quindi tutto ciò che ti succede, un momento di dolore, la cosa drammatica, la cosa che, verso la quale tu razionalmente non trovi una spiegazione, o meglio, come diceva un signor vescovo, se ti capita perché te lo sei meritato, può darsi, anche vero, ma la cosa più importante è che noi spesso, quando ci capita l'imprevisto, leggiamo la realtà con la realtà del passato, non con la realtà del presente. Madre Teresa di Calcutta diceva, scriveva, non vivere di foto ingiallite, cioè continuare a guardare. Io mi misuravo con ciò che non avrei più potuto fare, e di conseguenza tutto era negativo. Fino a un certo punto mi sono reso conto, in questo lungo anno, che è stato un anno, io ho abbandonato tutto, ho abbandonato la famiglia, sono stato veramente solo con questa persona che mi accudiva, perché la fatica, la malattia, non riuscivo più da solo a vestirmi, non riuscivo a lavarmi. Mi ha portato poi in quell'anno anche nell'aver compreso quanto sia solo la vita anche una questione di sguardi. Proprio.
per me è una questione proprio di sguardo, di vedere quanto, nonostante la malattia, nonostante la sofferenza e il dolore che la malattia ti dà, la fatica soprattutto, può esserci una ragione e un significato. E quella guarigione, quella restituzione, no? Ti ho conosciuto per sentito, ma adesso ti ho incontrato. La restituzione è questa, la restituzione che non può essere solo nel fatto, come diceva prima Monsignor Vescovo, faceva miracoli a destra e manca, guariva tutti, ma la guarigione può essere anche all'interno di chi ha quel dolore, quella sofferenza, per poter vivere la sofferenza. Ecco, questa è la cosa più importante, e soprattutto perché a quel mistero nulla è impossibile. Ecco, e questa è la cosa, nulla è impossibile. Io l'ho vissuto su di me, io non avrei mai pensato di poter affrontare, perché nel momento in cui mi fecero la diagnosi, e questa è la realtà, diagnosi più volte poi confermata da diversi professionisti, sapevo, o meglio, mi dicevano a quello a cui sarà andato incontro. Io non avrei mai accettato determinati approcci su di me. Eppure quell'anno, quel percorso di solitudine apparente, ma la solitudine non c'era, perché io mi sono reso conto di non essere solo, perché con quel mistero che nel guardare tutto ciò che ti circondava, che ti dava quella grande concretezza della bellezza di esserci, che è molto più importante, la libertà di essere, la libertà di vivere, la libertà di poter apprezzare tutto ciò che ti circonda. Ecco, questa è stata quella restituzione che mi ha permesso di mettermi ancora al servizio, prima di tutto, di me stesso, poi al servizio di mia moglie, dei miei figli, e poi soprattutto quel passaggio che citava lei, no? La malattia a volte con quella risposta grande dell'amore e dell'affetto che arriva, perché senza l'amore e l'affetto di chi ti è vicino nulla sarebbe possibile. Per me nulla sarebbe possibile senza l'amore e l'affetto di mia moglie, dei nostri figli, o di chi nella quotidianità mi permette di fare. Io da solo non faccio nulla materialmente, ho la fortuna di riuscire anche a parlare ancora e tutto, però non posso far nulla. Ma la cosa importante è la consapevolezza che l'imprevisto c'è sempre, che ti permette però di poter essere certo che tu puoi superare, perché non sei solo, è questo. Chiaramente non si può entrare nella mente di tutti, perché ci sono diverse forme di dolore, la mamma che perde improvvisamente il bambino, le cose che drasticamente noi diciamo ti cadono improvvisamente sulla tua testa. Ma purtroppo, se tu vuoi dare una lettura, hanno sempre un significato, che ti permettono paradossalmente di diventare anche valore. È difficile comprendere adesso il valore, però bene, dico, c'è anche l'altra, cioè partendo dalla sua prima domanda che ha dato, cioè Giobbe, Dio dice all'angelo, vai da Giobbe, stimola Giobbe, provoca Giobbe, uomo giusto, eccetera. Allora, la nostra famiglia pensavamo di aver avuto abbastanza da quello che poteva essere il dolore e la sofferenza, eppure è successo ancora un'altra cosa. A un nostro nipotino gli venne diagnosticata una malattia, in me una malattia rara anche quella, in cui l'unico approccio è il trapianto, un trapianto di fegato, questo piccolo bimbo con questa malattia delle vie biliari, e tu dici, ma come? Ma com'è possibile questo? Ecco, ancora. Eppure un'ulteriore prova che paradossalmente c'è un passaggio anche di Giobbe in cui gli affetti, la moglie stessa di Giobbe, quando ha tutte queste piaghe, che dice, ma come stai ancora lì che dici che il tuo Dio, cioè, e invece
paradossalmente, in un momento in cui di dolore, perché quando chiaramente a mia figlia, la mamma, oltretutto medico anche lei, ci viene detto che dopo tutti i vari esami, biopsie, eccetera, ci dicono questo, la terapia, il trapianto, mi frega tutto, dici, ma come? Eppure ti affidi, e questa è la cosa giusta, ti affidi, perché sai che c'è la scienza, c'è Dio, c'è la scienza, è tutto. Ma non è finita, non è finita, quindi un ulteriore evento che da tutti è letto negativo può essere letto positivo, perché ci ha unito fortemente. Ma un'altra cosa, un'altra prova, che a nostro figlio, il terzo, purtroppo gli abbiamo diagnosticato una malattia di quelle che seguivo io, verso cui la medicina offre tante possibilità terapeutiche, eppure è arrivata quindi la chemioterapia, bisogna fare il trapianto, tutta una serie di cose e anche lì il dono. Il donatore di midollo, eccetera, è stata la mamma di Leo, di Leonardo, che era, eccetera. Queste sono cose che vengono lette, una cosa bellissima, perché gli altri fratelli non erano compatibili, ma la mamma proprio di Leonardo era compatibile, quindi trapianto, eccetera. Anche uno si domanda, ma questo c'è un accanimento quasi della prova, ma paradossalmente questa è la realtà, che magari si concentra a volte in qualcosa, però ti dà la possibilità di leggere com'è la realtà e ti puoi allontanare o ti puoi avvicinare moltissimo e chiedere anche, capire che c'è un mistero che ti prende per mano, che ti prende per mano e che è inesauribile, quello che lei ha detto, cioè proprio è vero, è inesauribile, e ti restituisce, perché ti restituisce tanto, poi ti restituisce la bellezza, la gioia di vivere l'attimo, di vivere il momento, è quello che facciamo noi. Ma poi che ti restituisce tutto, io non l'avrei mai pensato. Io, come dicevo all'inizio, sono innamoratissimo ancora della scienza medica, di tutto ciò che è ricerca, eccetera. Ma non avrei mai pensato a un certo punto di abbandonare, tra virgolette, materialmente l'approccio col malato, cioè con la persona, perché la vita mi ha portato in un determinato modo. Non avrei mai pensato, come oncoematologo, di andare a aprire e creare centri per malati con la mia stessa malattia. Non avrei mai pensato di diventare un amministratore della cosa pubblica, quindi un ruolo a livello di sanità come assessore in Regione Lombardia, di andare a livello ministeriale, diventare il vertice dell'Agenzia Italiana del Farmaco, di trovarmi a fare delle cose che hanno lasciato un segno per gli altri. Ecco, questa è la restituzione professionale, ma anche la restituzione dal punto di vista umano. Non ci sono stati cammelli, non ci sono state le figlie nuove, non ha vissuto, non vivrò fino a mai dire mai, 100+ anni, eccetera, tutto. Però è una restituzione quotidiana. Ecco, questo è quanto. E io posso veramente dire, dopo quell'anno che ho passato via, dopo quel libro che Silvano, perché Silvano mi ha regalato la sua Bibbia quando me ne andai via, eccetera, col segnalibro all'inizio del passaggio di Giobbe. Ecco, questo è stato un segno. Io per un mese e mezzo, due, non l'ho letto, ma poi cercavo di leggerlo, perché quello che vi ho detto prima, Giobbe siamo ognuno di noi, è questa la cosa importante. Però non bisogna capire, o almeno cercare di prendere Giobbe un po' con la forza, no, per leggere, perché molte, anche quello che diceva San Gerolamo, appunto, ma anche il Monsignor Ravasi in alcune sue, diciamo, interpretazioni del libro, che cercare di comprendere Giobbe
in maniera un po' energica, è come stringere fra le mani un'anguilla, più la stringi più ti scappa via, perché ecco, bisogna sedimentarlo, meditarlo. E quello che diceva Monsignor Vescovo è proprio quella cosa più grande, pensare ancora di più nel mistero, quel dono che ci ha restituito Gesù Cristo, proprio anche quello, e vivere nella quotidianità proprio. Io posso dire una cosa, la mia malattia, ma soprattutto anche riflettere quotidianamente su Giobbe, io ci rifletto abbastanza, mi ha portato a essere consapevole, a avere la consapevolezza del limite. Ecco, la consapevolezza del limite e soprattutto non l'accettazione, perché l'accettazione dell'imprevisto mai si potrà accettare di una madre che perde un figlio, mai si potrà accettare del fatto che io ho una malattia, del fatto che io fa un caldo incredibile in questi giorni, ma io non posso bere se non attraverso il mio sondino, gustare tutto ciò che è materiale, ma paradossalmente tu puoi gustare la vita in un altro modo, e che non è accettazione, è consapevolezza che tutto ciò che è l'imprevisto ti può porre davanti ha sempre un significato. La mia malattia, la malattia di mio nipote, la malattia di nostro nipote, la malattia di nostro figlio, eccetera. Non mi chiedo perché, non mi chiedo, c'è il limite, vivendo in ospedali, in niente di ricerca, come dice anche lei, Monsignore, quotidianamente se ne sentono, se ne vedono, ce ne sono. Solo che nessuno può dire questo è più grande, più piccolo, il mio più forte, il mio più debole. No, ognuno ha il suo e ognuno di noi deve essere consapevole di quanto quel suo può avere, può essere un valore aggiunto, eccetera. Ecco, veramente non c'è come nel dolore, nella sofferenza, che uno può realmente capire, la persona può realmente capire ciò che quel passaggio del libro di Giove. Ti ho conosciuto per sentito dire, ma ora ti ho visto e ti ho incontrato. Ecco, è veramente il passaggio, rivedere il passaggio della creazione è veramente incredibile. E per chi fa della materialità, diciamo, la quotidianità, anche la passività di vedere, di guardare tutto ciò che ci circonda e tutto ciò ci può accadere, ci può capire quanto quel mistero, come vi dicevo prima, è talmente inesauribile che si traduce in un dono quotidiano. Mentre ascoltavo il professore pensavo innanzitutto al pudore, perché il dolore esige pudore, soprattutto appunto nel momento in cui se ne parla. Io adesso con voi sto ascoltando lui, il professore, e noi comprendiamo la verità di una testimonianza. Ecco, quindi io chiedo scusa, e appunto, nonostante mi lasci sempre un po' prendere, sono consapevole del pudore necessario ogni volta che ci si avvicina ad una sofferenza, ad un dolore. E la seconda cosa che pensavo erano le lacrime, perché quando si soffre si piange. C'è chi non piange, piange dentro, soffre perché non riesce a piangere, insomma le lacrime hanno a che fare col dolore. Ma una delle cose meravigliose è quando
le lacrime del dolore si trasformano. Si trasformano perché tu dentro il dolore vedi quello che abbiamo ascoltato e piangi, ma è un pianto diverso, è un pianto d'amore, di commozione, ma d'amore. Io ricordo quando mia mamma, appunto, la vedevo pian piano sempre più limitata, e una volta ero lì, lei aveva chiesto al Signore: toglimi tutto ma non togliermi il sorriso, per cui lei fino alla fine ha sorriso. Allora io la guardavo e mi commuovevo perché la vedevo così limitata ma sorridente, poi quando io l'avvicinavo lei sorrideva ancora di più. Allora io mi mettevo a piangere e lei mi diceva: Francesco, perché piangi? Ma io le ho detto la verità, perché ti voglio bene, ma non perché soffri, perché nella sofferenza l'amore si manifesta in una maniera incredibile. Anche questa è un dono, una possibilità, perché non sempre succede così. Non è detto, eh? Non è una cosa automatica, non è automatica. Perché nel dolore c'è poi una dimensione che appunto abbiamo sentito evocare in una maniera appunto segnata da un grande pudore, che è quello della lotta. Allora, la lotta al dolore innanzitutto, perché bisogna combattere. E Gesù non è uno che dice: ah, che bella la sofferenza, soffriamo tutti, poi andiamo in paradiso, più si soffre, più si gode. Cioè, insomma, non dice così. Lui combatte la sua battaglia non solo contro il dolore fisico, ma contro ogni forma di dolore, per il superamento di quelle cause che generano dolore. Ma la lotta che si sviluppa nel momento del dolore non è solo la lotta contro il dolore, non è nemmeno la lotta con se stessi per riuscire a sopportare il dolore, per giustificare ai propri occhi il dolore, è la lotta con Dio, è la lotta con Dio. La montagna, con quell'appunto pudore con il quale ce l'ha descritto, mi è stato di veramente, ci ha toccato, è stato il momento della lotta, perché lottare con Dio si lotta in tanti modi, è la lotta. E sotto questo profilo io mi permetto un attimo di soffermarmi, perché noi lottiamo poco con Dio, siamo un po' così, beh, la volontà di Dio, poi però cerchiamo di fare la nostra volontà, insomma la nostra volontà di Dio chissà che roba è, poi tutte le volte che evochiamo la volontà di Dio pensiamo a qualcosa di brutto, dice: ho vinto il super enalotto, è volontà di Dio, non lo dice nessuno, invece gli succede una disgrazia, è volontà di Dio. Io non capisco come mai a Dio si attribuiscono tutte le disgrazie e non che uno possa vincere il super enalotto, ma vabbè, ma è un modo un po', diciamo, superficiale di pensare la volontà di Dio questo. Bisogna lottare con Dio. Gesù ha lottato con il Padre, è una lotta d'amore, è la lotta di Giacobbe, non sto sbagliando, eh? Ricordate Giacobbe sul torrente Yabok, che per tutta notte lotta con Dio, e è un bellissimo episodio biblico. Poi alla fine Dio gli dà un colpo, appunto penso che conoscesse già il karate, gli dà un colpo sull'anca per cui Giobbe andrà zoppo per tutta la vita, ma lui potrà dire: io ho incontrato Dio, perché nella lotta lui lo trattiene, è come se lo abbracciasse lottando. Allora non voglio dilungarmi molto, però c'è un episodio evangelico bellissimo sotto questo profilo, a me piace un sacco, è una cosa fantastica. È l'episodio della Cananea, lo conoscete tutti, va bene. Gesù va in questo territorio pagano, Tiro e Sidone, la sua fama appunto, lui guarisce tutto, c'è una donna pagana, quindi non c'entra niente col popolo di Israele, quindi una donna fuori,
fuori dai confini, fuori di tutto, fuori anche un po' di testa, come si può evincere dal Vangelo, la quale chiede che Gesù guarisca sua figlia. E grida, grida. Io ho sempre pensato, cioè Anna Magnani secondo me l'avrebbe interpretata benissimo. Cioè avete presente una donna così? Ecco, una donna così. Tanto è vero che i discepoli dicono, insomma, cerca di fare qualcosa, questa ci grida dietro, un po' uno scandalo, la gente pensa male, insomma facciamo brutta figura. Ma vi assicuro, andate a leggere, c'è scritto proprio così, non è che sto modificando le cose. E questa grida, e poi c'è una cosa fantastica che noi leggiamo il Vangelo, ci abituiamo, cioè cosa succede? Che questa donna sta dietro Gesù, difatti dice il Vangelo, gli gridava dietro. Poi a un certo punto però lo sorpassa e gli si piazza davanti. Io vedo questa immagine proprio come un'immagine rugbistica, di rugby, cioè questa doveva essere un rugby femminile, adesso va molto il calcio femminile, ma anche il rugby femminile deve aver avuto delle ascendenze, perché questa proprio lo placca ai piedi, cioè sorpassa Gesù e lo placca ai piedi, e Gesù, vabbè, è Gesù, però è immobilizzato. E allora questo per dire l'intensità, questa è una lottatrice. E guarisci mia figlia, Gesù dice, non bisogna prendere il pane dei figli e darlo ai cani. Nel Vangelo insomma la cosa si modifica un po', i cagnolini per essere un po', ma i cani erano i pagani, cani. Quindi, questa qui è una lottatrice. Uno dice, si indigna, ma come mi tratti, ma per fortuna che sei Gesù, ma mi avevano detto tutt'altro di te, e tutta una cosa di questo. No, 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 questa è una tremenda, una forza. È vero, Signore. Spiazzato. Uno dice, ma cioè questa si lascia umiliare? No, no, questa è una lottatrice. È vero. Ma anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. E Gesù dirà, vai a casa, tua figlia è guarita, ma non per me, per la tua fede. Una lottatrice. Avete visto qui, sto parlando di una persona che non è certo come la cananea, anzi, è proprio la figlia della cananea. Giulia Gabrieli, di cui abbiamo introdotto il processo di beatificazione, era una lottatrice. Lei ha lottato con Dio. Una ragazza solare, una ragazza come tutte le altre, aveva una passione per Gesù, ma non è una cosa strana, eh? Però gli piaceva Gesù. Poi in realtà anche lei ha fatto un percorso, perché alla fine era il Padre, lei era Dio, il Padre nelle quali, nei cui braccia andrò, ma appunto andrò. Io ho davanti due soluzioni, le famose due soluzioni, io le ho sentite, proprio lei me le diceva, ma con una forza e una simpatia. Lei mi ha invitato, la prima volta l'ho incontrata al funerale di Yara, lei era al funerale di Yara e mi ha detto, ma volevo parlare col vescovo, sono andato, può venire a trovarmi a casa volentieri, io non sapevo che fosse malato, non mi ero nemmeno accorto, avevo la parrucca e così, e sono andato e perché mi piacerebbe ascoltarla un po', mi dice, sai, io un po' sono malata, non posso, e allora io sono andato a casa sua, sono stato lì 3 ore, ha parlato sempre lei. Una lottatrice, una lottatrice, e nel senso che appassionata di Dio, lei tanto si è consegnata anche a quello che poteva essere, lo sapeva l'esito della sua malattia, tanto ogni giorno lottava, ma non lottava con se stessa, con la malattia, lottava con Dio e per Dio, veramente una figura, quando, perché tutti dicevano, ma tu sei sempre forte, non è vero. Non è vero, in certi momenti proprio così sono. Io dico a Dio la mia disperazione, lottava con Dio.
Vi leggo un passaggio, questo è un po' letterario, però è un po' così, concludo con questa risposta. Eri De Luca che in un suo pezzo evoca questo episodio che non è difficile immaginare. Accompagnavo con una piccola folla alla sepoltura una bambina di 10 anni morta di cancro. Nel fruscio dei passi del piccolo corteo si levò d'improvviso il grido terribile del padre di quell'unica figlia, un muratore, mio compagno di lavoro. Gridò: «Torturatore! Me l'hai fatta torturare per un anno! Mi fai schifo!» Gridò dritto al cielo le sue bestemmie, guardando in alto e poi sputando in terra, lui ateo di sempre. Era il tu di un uomo a Dio, un tu antico che veniva dagli urli dei profeti e dopo un lungo sonno si impennava nelle mie orecchie in un fiato di puro dolore. Quel tu era così forte che dimostrava l'esistenza di Dio almeno in quell'ora e in quell'uomo. Credo che Dio non si offenda dei gridi dell'uomo se hanno il tu del dolore. Un'ultima domanda per entrambi. Nel racconto biblico e nella mostra gli amici sono molto significativi. Nel caso di Giobbe, gli amici che provano a dare una risposta al suo dramma sono considerati dei falsi amici, come dicevamo prima, perché provano a dire forse te lo meriti, forse per questo, forse, tanto da essere infine condannati da Dio stesso. Ma allora chi è il vero amico? Come si fa ad essere amici dentro un'esperienza come quella del dolore? Comincio io. Ma e quando io riparto dall'imprevisto, ti capita l'imprevisto, tutti apparentemente, sottolineo apparentemente, ti sono vicini. Ma poi scontrarsi o incontrarsi e confrontarsi col dolore, la sofferenza, la malattia, il problema, le criticità, molti sono pronti a dare consigli, pochi sono disposti a starti vicino, pochi sono disposti ad ascoltarti. Io, come vi dicevo, avevo allontanato tutti, perché quando si è molto presi e focalizzati su quanto è per se stessi la realtà e la scelta giusta del momento, tutto il resto può non interessare, tutto il resto può non esserti d'aiuto, anzi può peggiorare o addirittura rafforzare l'idea che in quel momento per te può sembrare l'idea più giusta. Ecco, io avevo allontanato tutti, vi dicevo, la mia famiglia, i miei ragazzi, mia moglie, ma due persone mi sono rimaste vicine, inizialmente nel silenzio, proprio si sedevano vicino a me, perché inizialmente avevo questo atteggiamento, no? Proprio di chiusura, di chiudermi in ospedale, fare le mie cose, mettermi nel mio laboratorio, mettermi nel mio letto a casa quando arrivavo. E questi due cari amici proprio fraterni, fra cui Silvano, inizialmente in maniera molto silenziosa, vicino, e devastava lo sguardo, e quindi io capivo che loro erano e sono. Io dico sono perché anche se Silvano non c'è più, io lo sento molto vicino a me quotidianamente, nei miei pensieri, nelle mie vicinanze.
Il problema è dell'amico, ecco, che cosa significa però amico, che cosa significa amicizia? Ecco, prima di tutto la cosa importante è nel non giudicare, ecco, questa è una cosa che, e soprattutto anche nel consiglio. Il consiglio che mi veniva da loro, e soprattutto anche da Silvano, era l'ascolto. Cioè l'amico a volte è semplicemente lo specchio davanti al quale tu ti trovi, in cui magari tu non vuoi vedere o dire determinate cose, però ponendoti davanti uno specchio che è l'amico, che è l'amicizia vera, quella risposta ti ritorna, ecco, ti dà quel supporto, eccetera. È sicuramente una grandissima fatica, una fatica poi nel momento della difficoltà, no? Cioè, mi ha colpito molto quello che diceva adesso Monsignor Vescovo rispetto a questa ragazza, a questa donna verso la quale si avvia questo percorso molto bello, particolare. Perché a volte la bellezza di trovarsi davanti a una persona, un amico, a chi è il tuo amico, è proprio veramente, ribadisco quel concetto dello specchio, proprio trovarsi di fronte e vedersi questo, confrontarsi con se stesso, ma con lo sguardo della persona a te vicino. Ecco, questo secondo me è il ruolo dell'amico, il ruolo dell'amico che però, ecco, questo è veramente importante, ritornando al discorso del dolore e della sofferenza. Se voi vedrete la mostra, no? Cioè capire perché da un terremoto, cioè trovare una motivazione, imprevisto il terremoto, no? Il terremoto di Lisbona, uno come diceva, chi è? Citava prima Auschwitz, i campi di concentramento. Dov'era Dio in tutto questo? Oppure nella malattia, nella sofferenza, o tutto ciò che le persone che nella quotidianità fanno della sofferenza, del dolore, il percorso di vicinanza, Madre Teresa di Calcutta, cioè questo e non solo. Ecco, o nella quotidianità molte persone fanno, vuoi per lavoro, per missione, per volontariato, ecco, c'è sempre una restituzione. Io dico sempre che è una questione di sguardi, una questione di sguardi, perché guardate, a me aveva colpito moltissimo, mi ero appena ammalato e dovevo, stavo leggendo uno dei lavori che mi servivano, lavori scientifici per fare una pubblicazione, e mi aveva colpito su una rivista internazionale di oncologia, il giornale Clinical Oncology, un lavoro di un neuropsichiatra canadese, Cochino, che il titolo, l'avevo letto solo perché mi aveva colpito, La dignità sta nell'occhio del curante. Dicevo, cosa vuol dire? Ed era un lavoro molto bello, scientifico, tutto, ma in cui veniva una terapia della dignità offerta ai pazienti nelle fasi finali della malattia per far riacquisire dignità in se stesso, perdere quel senso di peso che loro avevano nei confronti dei familiari, con degli indicatori proprio di riacquisizione anche di fiducia in se stessi, di dignità e soprattutto di speranza. Io non riuscivo a capire, e lì cominciò il pensiero dello sguardo, no? E l'ho provato proprio vedendo in uno dei, quando facevo ancora giro visite con i miei collaboratori, con le mie infermiere, lo sguardo di un'infermiera nei confronti di un malato e lo sguardo del malato nei confronti dell'infermiera. Ecco, lì ho capito che la dignità sta nello sguardo del curante, e mi ha colpito ancora di più perché paradossalmente ciò, espressione di un lavoro scientifico, di una persona
che oltretutto io poi ho conosciuto, non è credente, per me. Mi ha colpito una frase invece del nostro Papa Emerito Benedetto XVI: lo sguardo che liberamente pongo sull'altro ridà dignità a me stesso. Ecco, vedete lo sguardo, questo, quando dico che veramente la vita è una questione di sguardi, la realtà e la lettura della realtà è una questione di sguardi. Ecco, dobbiamo imparare a essere reali nella lettura consapevole del reale, perché sembra un paradosso, no? Però realmente è così, e soprattutto la speranza. Ecco, la speranza, molti pensano anche, se vogliamo rapportarla a quello che è il pensiero buddista, no? La speranza viene visto come un desiderio, no? Cioè, quindi, no, la speranza non è un desiderio, la speranza è uno strumento concreto di vita quotidiana. Come diceva Sant'Agostino, anzi scriveva Sant'Agostino, la speranza è insita in ogni uomo e cresce dal bambino con l'uomo adulto. Ecco, questo è importante, perché la speranza è strumento di vita quotidiana. E io ho dato una definizione alla speranza che mi accompagna nella quotidianità. Perché, vedete, nel dolore e nella sofferenza, io l'ho imparato dai miei malati, dai miei pazienti, lo imparo ancora dalle persone che incontrano con diverse malattie o con diverse problematicità. Vivere con la speranza che il domani ti possa portare a una condizione diversa. E io ho dato una definizione un po' alla speranza, che diventa qualcosa di reale. La speranza è quel sentimento confortante che provo quando vedo con l'occhio della mia mente un percorso che mi può condurre a una condizione migliore. Ecco, questa è realtà. E voi pensate che, come tutti i malati, tutti, questo lo dico da malato in particolare, non passa giorno che io abbia, in questo caso, il desiderio, non la speranza, perché io a Dio non ho chiesto niente, ma non, il desiderio di guarire, un desiderio che è legato alla nostra scienza, che un domani possa portare dei risultati incredibili nei confronti della malattia. E se voi pensate che io sempre, tutte le notti faccio un sogno particolare, un sogno che io sono in una valle, nella mia valle, come la definisco io, da solo, e cammino, che sto camminando, che io interpreto semplicemente come il fatto sì di guarire, ma il fatto che devo farne ancora di strada, anche con la malattia. Ecco, questo è un po' quello che io ho imparato dai malati, che imparo nella quotidianità incontrando persone, che nella vita quell'imprevisto ti permette di fare degli incontri, e quell'incontro che si lega a quel mistero, che faccio mio le parole di Monsignor Vescovo, è inesauribile, ti permette di vivere distinguendo l'essenza dell'esistere, che è fondamentale, e la speranza concreta di vita quotidiana. Questa è la mia realtà. Il vostro applauso mi permette di esprimere all'inizio di queste ultime due parole il mio sentimento di affettuosa riconoscenza. Noi abbiamo vissuto un momento che non è soltanto una conferenza sul dolore, un momento di grande condivisione che appunto ci è stato concesso dal pensiero, dalle riflessioni e dalla testimonianza del professor Melazzini, che abbiamo sentito tante volte in televisione, abbiamo letto, però poterlo ascoltare così, vederlo vicino, è tutto diverso. Quindi io
desidero dirvi un grande grazie, penso di farmi voce di voi, ma lo farete ancora poi alla fine. Sugli amici nella sofferenza dico una parola, perché appunto a partire dagli amici di Giove, che non fanno una gran bella figura, alla fine insomma vengono un po' liquidati anche sbrigativamente da Dio, perché insomma non sono stati dei grandi amici. E nella sofferenza c'è proprio una specie di cernita, setaccio delle amicizie. Peraltro mi permetto anch'io di ricordare questa amicizia. Silvano Fausti è stato un amico, anche se non ho avuto la frequentazione che ha avuto il professore. Ricordo qualche viaggio a Selva di Val Gardena, dove lui teneva i suoi corsi estivi, i suoi libri che sono stati per me una formazione, e poi un legame con la sua famiglia che abitava nella mia parrocchia, perché Silvano Fausti è veramente un grande maestro di vita, oltre che di fede, e sono felice di questa comunione, di amicizie. Aveva un unico difetto, una specie di peccato che qui è grave, era bresciano, ma insomma, va bene, succede nella vita anche se no. Va bene, ma detto questo, sugli amici io ho visto veramente, ecco, quell'esperienza che vi dicevo all'inizio è stata per 10 anni, io ho incontrato le famiglie che hanno perso i loro figli nei modi più diversi, e li incontravo il terzo venerdì del mese, avevo un po' di impegni come tutti. Per 10 anni non mi è mai successo di mancare una volta quell'appuntamento. Per me sono stati dei maestri e ho visto le grandi diversità. Una delle cose che loro mi confidavano era l'allontanarsi dagli amici, e perché non li giudicavano, non li giudicavano. La ragione che vedevano di questo allontanamento era la paura, cioè la loro sofferenza impauriva i loro amici, per cui esatto, tentavano di stare lontani, perché il professore ha detto che l'amico è uno specchio, ma appunto anche tu sei uno specchio per l'amico. E l'amico vede in te quello che potrebbe succedere, una sofferenza che gli sembra insopportabile, e quindi si sottrae. Lui non è che ti tradisca, non è che ti abbandoni, però di fatto si sottrae. Non tutti, per fortuna. E ci sono degli amici che riescono a stare in questa condizione. Tenendo presente che poi ognuno ha il suo stile, l'unica cosa che mi permetto, non ho dato nessun consiglio, questo perché non mi... è che a volte io vedo dei consolatori troppo zelanti, che non ti lasciano nemmeno la possibilità di consegnare un attimo la tua sofferenza, che hanno già le parole di consolazione, la soluzione, cioè tu dici ma un attimo, no, quelli ti assalgono con loro zelo consolante, insomma un attimo di pazienza, ecco, un attimo di ascolto, come si suol dire. Ti diceva prima, ecco, questa è l'unica cosa sul quale mi permetto di dire facciamo un po' attenzione quando vediamo un amico nella sofferenza. Mi sembra che nella sofferenza noi percepiamo l'amico perché non ci sentiamo abbandonati, perché una delle cose è: io desidero star solo, ma nel momento in cui mi sento abbandonato è una solitudine diversa. L'amico tu lo percepisci anche se lo vedi poche volte, anche i miei amici non li vedo quasi più, ma io so che loro non mi abbandoneranno mai. Questa è una sensazione forte, ma l'amicizia è un sentimento, non è solo stare insieme 24 ore 25 al giorno. E no, io ecco, non ti abbandono. E poi nell'amicizia io ho provato, soprattutto nel dolore, quando tu stai soffrendo, questa gioia, è una gioia. Quando una persona capisce che ti ha capito, è una gioia enorme. Cioè capisci proprio che ti ha capito, al di là delle parole, dei discorsi, ma tu ti senti veramente capito. Questa,
che sia tua moglie, i tuoi figli, è una persona, e quello è un amico, lo percepisci come amico. E poi c'è anche l'aiuto concreto che un amico ti può dare, perché c'è bisogno anche di questo. Certo, c'è una cosa, e lo dico a partire dalle piccole sofferenze, dai piccoli dolori che io ho sperimentato nella mia vita, vedendone molti e molto più grandi dei miei. Nella sofferenza occorre quel gesto che per me è molto difficile, vedo, viviamo in una cultura che lo rende ancora più difficile, è lasciarsi aiutare, lasciarsi amare. Questa è una cosa non semplice, ma è la cosa più necessaria, per cui non soltanto c'è l'amico che ti ama, ma tu che ti lasci amare. Vi ringrazio di cuore a nome di tutti, perché siete stati veramente degli amici, perché ci avete testimoniato che dentro un abbraccio, dentro un amore grande, la fatica del dolore può acquistare un significato. E penso che tutti stasera abbiamo visto che una strada è possibile, e per cui di questo siamo grati, e non so dire nient'altro che grazie.